voilà. Si comincia il montaggio del servosterzo. In questo video vi faremo vedere il montaggio del servosterzo elettrico sul nostro T3S Intro. Il montaggio dovrebbe essere semplice perché abbiamo acquistato un kit che viene già venduto saldato e quindi pronto per essere avvitato al posto del piantone dello sterzo originale. Quello che andremo a fare quindi sarà sostituire questa parte, collegare il motore elettrico, la centralina e connettere tutto all'impianto elettrico del nostro furgone. Probabilmente sarà necessario sagomare alcune parti, alcune coperture in plastica per far spazio a questi nuovi componenti, ma non dovrebbe essere così difficile. Cominciamo! Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections. Qua ci sono sotto la cuffia da smontare questa vite qua che permette di staccare il piantone e poi nella parte superiore le due viti di sicurezza e le altre due normali. Ecco qua, questo è il piantone dello sterzo originale e ora quello che ci rimane da fare è semplicemente rimuovere anche questo nottolino della chiave che poi andrà ad essere montato nel nuovo servosterzo. Questi qua devono andare anche loro sul nero, questo così, tac, e questo sarà quello della chiave 12 volt con un altro che va lì, e questo è il bianco alla terra, c'è un'altra terra. Mega fusibile da 40 ampere. Prova ufficiale, con un dito, giro la chiave, potenziometro al massimo, voilà, come
come prima impressione sicuramente è tutta un'altra cosa. Adesso sembra veramente di guidare una city car. Siccome questo è un kit manuale, apporta una assistenza fissa in base alla nostra regolazione del potenziometro, quindi in certe condizioni può risultare un po' troppo rispetto al necessario, però tuttavia la maneggevolezza rimane completamente cambiata.